Dunque, in questo film interpreto Giovanna, che è una donna di una quarantina d'anni, single, è una poliziotta, mamma di un ragazzino di 12 anni. Valeria nel film è mia madre e sul set Valeria è tutta coccolosa, insomma. Una disordinata, ragazzi, fatelo voi perché farò casino. C'è la cravatta, il filo del coso. Anche caotica, però con un senso della giustizia. Con un amore forse spropositato per questo figlio, dedita a questo ragazzino, forse in maniera anche forse troppo presente. Ecco. Io credo che Giovanna non vede suo figlio perché gli è troppo vicino. Come quando appunto le cose diventano sfocate, bisogna avere la giusta distanza dalle cose per vederle. Io sono sicuro che a volte i nostri figli non li vediamo e a volte non si vogliono far vedere. La difficoltà dell'intimità è proprio quella, cioè che l'intimità può creare distrazione e quindi non vedersi. E io credo che sia questo il rapporto tra i genitori e i figli. E spesso è affetto da questo, dalla invisibilità. C'è una scena che amo molto nel film in cui lui per essere invisibile naturalmente deve togliersi i vestiti, se no si vedono i vestiti che girano per la stanza, quindi deve spogliarsi. C'è una scena in cui lui è a 2 metri dalla madre che sta parlando a telefono, nudo, seduto sulla sedia davanti a lei, la madre non lo vede. È esattamente quello che a volte succede nelle famiglie, un ragazzo nudo, indifeso e invisibile, che tu ce l'hai a 2 passi da te, lo puoi toccare, ma non lo vedi. È un po' su questo tipo di effetto speciale che abbiamo lavorato, oltre a quelli digitali, naturalmente. Io credo appunto che l'invisibilità di questo film sia sia metaforica che nel caso del nostro bambino anche, come dire, un'invisibilità di superpotere, ecco. Che vorrei avere io. Io vorrei che anche Giovanna diventasse super, super potente. Gabriele è molto, molto attento sia alla verità delle scene, ma anche alla sospensione, una piccola realtà parallela che può venire dal dialogo, da un gesto, da un silenzio, è quasi più interessato alle cose laterali e parallele delle scene che a quello che sta succedendo, diciamo, come primo livello. Per me è stato bello rilavorare con Gabriele. Lui, un regista che mi è rimasto nel cuore.